Beh, vincete tutti? Oh, buonasera, Tiffany. Come ti va, Vince? Benino. Dove sei stata? Al cinema. Come al solito. Io passo questa mano. Com'era il film? Niente di speciale, un giallo. Perché non sei venuto a casa? Tu sei scappato, dovevo rincorrerti. Come è scappato? Non so se mi spiego. Ma io non mi posso mica compromettere in pubblico con uno scemo simile. Non è tanto scemo. E poi sta attento, sai. Ti odia a morte. Come lo sai? C'ero anch'io, no? Non ti ricordi che mi hai anche piantato? Poi ho telefonato. Mi hanno detto che volevi offrirgli da bere. Si può dire una cosa per scherzo che tutti ci credono. E poi che l'hai seguito fuori. Veniva a cercare te? Ma tu battevi il record mondiale di velocità? Che bella bocca. Davvero? Ma non sarei mica corsa dietro a Bagnon quando me ne sono andato. Non sei bene informato. Ti consiglio di procurarti un'altra spia. Ah, non sono ben informato, vero? Dio un po', era bello il film. No! Ti rompo il braccio, il braccio! Ci piacciono i poliziotti, eh? No, Vince, pietà. Dove ti ha portato? Il braccio, il braccio! Ho fatto una domanda, dove? Ne ho parlato per la strada, solo per la strada! Beh, noi ce ne andiamo. Sta zitto e non seccare, tu. Sei andata da lui, eh? Non è vero, non è vero! No, mi ha accompagnato al cinema. Al cinema, eh? Al cinema, sporca bugiarda! La mia faccia! La mia faccia! Te la do io, la tua faccia! No, non l'hai scoccata! L'ha voluto lei! Portiamola da un dottore, presto! Dovrà fare il rapporto, per questo ci andrai tu! Avanti, muoviti! Su, su, subito! Su! Chiudi la porta. Mike, dimmi. E se gli avessi raccontato tutto? Non riguarda più te, ormai riguarda noi. Bisogna sopprimerla. Ma non voglio che venga trovata in mezzo a una strada. Voglio che scompaia. Chi è? David Marsh. E chi altro? Sono sola, mi hanno fatto male. Venga, per favore. Vince, mi ha gettato il caffè in faccia. Sono sfigurata. Ho metà della faccia bruciata. E dov'è adesso? Non lo so. Mi ha accompagnato Higgins dal dottore. Il capo della polizia? Sì. Dopo che il dottore mi ha medicato, sono scappata. Posso rimanere con lei? Mi faccia rimanere. Le farò dare una stanza. Chi altro c'è da Stone? Gillen, consigliere comunale, George Fuller, l'avvocato e Larry Gordon. Ho detto al dottore che avrei fatto tutto, sopportato tutto, pur di non restare sfigurata. Chi è Larry Gordon? Se ne infischia. Lei se ne infischia di me. A lei non importa proprio niente di nessuno. M'hanno seguita quando sono venuta da lei. Perciò m'hanno fatto questo.